Bene, quello che state per vedere non è altro che una serie di riparazioni fallimentari di piccoli registratori portatili che non hanno portato assolutamente a nulla, se non a tanto tempo perso. Oggi abbiamo questo registratorino della Philips con tanto di custodia originale. Quello che mio padre definisce Philips mi pare è K7, una cosa del genere. Custodia un pochino massacrata, però diciamo che c'è. Il suo microfono originale, perché interno non c'è. Oddio, originale, è marcato Grundig, non è proprio il suo, però... diciamo che un microfono c'è, Grundig Philips, comunque siamo più o meno là. Tiriamo fuori questa porta è rotta, la porticina della cassetta qua è rotta. Allora, la situazione non è delle più rose, perché malgrado sia un Philips anni 70, vedete che qua c'è questo ingranaggio che è completamente cotto e smangiato, da sembrerebbe della colla, oltre che ovviamente la cinghia completamente... marcia. Adesso vediamo però, perché appunto ne avevo un altro di insomma registratore fatto così, se questo ingranaggio qui io ce l'ho di ricambio prima cosa. Niente ragazzi, ho trovato altri problemi, c'è questo altro ingranaggio rotto e cose varie, direi proprio che questo si butta via. Philips Automatic Cassette Recorder N2208. Cos'è? Cos'è? È un piccolo registratore Philips, un po' tanto massacrato. Allora, ho scoperchiato questo Philips, è noto con gran piacevolezza che gli ingranaggi, compreso questo qua, sembrerebbe, attenzione, sembrerebbe essere sano, quindi diciamo che c'è una buona prerogativa. Per il resto direi che c'è tutto, l'altoparlante c'è, il resto all'incirca funziona, ovviamente qui poi dovremo disossidare tutto quanto. Ragazzi, l'avevo richiuso e tutto quanto, ero contento che mi pareva forse un Philips non con gli ingranaggi sgranati, e invece, come possiamo vedere, questo ingranaggio che prima era sano ha ben pensato di distruggersi completamente, completamente frantumato. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.